Natalia Di Curzio, capitana della San Leonardo, una vittoria importante, si va alla bella nella finale tricolore. Dopo la vittoria in Coppa Italia, questa forse pesa ancora un briciolino di più perché l'avversario era un'informazione tipo. Assolutamente sì, è arrivato finalmente il momento che aspettavamo da anni, dopo tanti sacrifici e comunque sia non abbattendoci mai. Finalmente abbiamo portato a casa una vittoria che insomma è stata costruita con impegno e determinazione durante tutta la partita. Ecco, direi che la svolta è stato quel gioco sul 4-3 che avete vinto alla unica e da lì avete preso ancora più confidenza, più con determinazione, più sicurezza su ogni pallone e non avete più concesso giochi agli avversari. Assolutamente sì, è stato quel pallone che ci ha dato la sicurezza poi per continuare a giocare proprio come stavamo facendo e a portarci la vittoria che insomma è un grandissimo risultato per noi. E adesso la bella nello sferisterio di casa. Sì, e insomma si spera bene, si spera di portare a casa anche lo scudetto. Finalmente sarebbe una grandissima soddisfazione che insomma riportare, anzi no, aver subito uno scudetto dopo tanti anni insomma che ce lo giochiamo. Lorenza Mignone, capitano dell'Amici del Castello, non è andata come previsto. Una partita con tanti errori, dopo quel 4-3 alla unica vi siete un po' spente, non avete avuto quella cattiveria necessaria per stare incollate alle avversarie. No, quel gioco lì è stato abbastanza decisivo, siamo andati un po' giù di tono e le avversarie sono cresciute tanto, loro a differenza nostra non hanno sbagliato niente e noi invece abbiamo sbagliato tanto e quindi è un punteggio severo ma giusto. Adesso ci sarà la bella e si andrà di nuovo ad Imperia, dove avete vinto la prima. Cercheremo di affrontare la finalissima diversamente, di giocare più come la prima gara di andata rispetto a questa. Quindi ci vediamo alla finalissima.